Buonasera. Il processo di globalizzazione, ovvero di omologazione globale, riguarda anche il pensiero e le analisi stesse che vengono fatte del processo in corso. L'ideologia tecno-manageriale che governa l'Occidente imbavaglia anche la ricerca e sociologia, sia all'università che nei media. Per questo, contributi tra i più interessanti emergono dall'ambito delle riviste di ricerca, piccole e per questo infinitamente grandi, come è il caso anche di Helios Magazine di Reggio Calabria, che si trova anche online gratuitamente. Intervistiamo il suo direttore, il sociologo Pino Rota, che ha da poco pubblicato il libro Potere governare con la paura. E questo accenno alla paura mi pare per l'appunto indicare che la disinformazione a cui accenni anche nel capitolo sul fascismo telematico non viaggia da sola, ma ha bisogno anche di incutere la paura per governare. Ti passo la parola attorno a questo dettaglio della paura per introdurre poi all'essenziale del libro, che è proprio un'analisi della politica internazionale e nazionale. Prego. Grazie Giancarlo, buonasera. Il testo, come dicevi tu, è un'analisi di questi ultimi 10 anni, un'analisi sia a livello di politica internazionale che più direttamente delle vicende che riguardano il nostro paese. In questi ultimi 10 anni, ma la storia inizia già negli anni 90, con la necessità che il capitalismo ha avuto di abbattere le barriere per espandere appunto i mercati, si è instaurata una politica di persuasione molto soft all'inizio, perché era una persuasione che non era direttamente indirizzata verso gli aspetti prettamente politici. Possiamo dire che ci sono stati 20 anni, almeno i primi 10, dal 90 al 2000, in cui si è cercato di indurre gli occidentali ad accettare un modello culturale, degli stili di vita che portavano la gente a convincersi che bisognava essere uno contro tutti, che bisognava entrare in questa globalizzazione, in questa economia globalizzata con un atteggiamento aggressivo, con un individualismo esasperato. E questo perché? Perché è passato, diciamo, il messaggio attraverso, soprattutto, ripeto, i talk show, le pubblicità, il messaggio che il modello vincente era quello di chi aveva successo attraverso il denaro, attraverso la competitività. Questo modello che dal 90 al 2000 è diventato appunto cultura di massa, ha consentito alla fine degli anni 90, e quindi con la caduta del muro di Berlino, quindi con l'abbattimento delle frontiere politiche, ha consentito di attuare in maniera quasi senza resistenza una vera e propria politica di aggressione anche militare. E questa politica di aggressione militare, che poi diciamo continua anche adesso, la gente l'ha vissuta con lo stesso atteggiamento che negli anni 90 ha avuto nei confronti degli spot televisivi, dei talk show. C'è una guerra
soltanto diciamo per immagini, senza avere una vera consapevolezza di quella che fosse diciamo la reale portata della violenza che si stava propagando su tutto il pianeta. Questa è la prima parte, diciamo, del libro. Nella seconda parte, se vuoi, ne parliamo dopo. Si analizzano poi gli effetti di questa diciamo, induzione all'assuefazione verso la violenza, verso l'aggressività. Questo è il libro, se vuoi ti do la copertina. Sì, grazie, sì. Prego, Giancarlo. Sì, non ho detto, tra l'altro, che l'editore è Città del Sole Edizioni di Reggio Esatto. Calabria. Sì, beh, sull'onda di quello che stai dicendo, prima di altre questioni, volevo chiederti. È frutto di questa stessa strategia globalizzante come chiamarlo, il governo europeo bancario finanziario? Non possiamo non leggerlo che così. Prima c'era il dibattito attorno alla questione della moneta e del denaro, se togliere il contante, e emergeva questa ipotesi. Da parte di un interlocutore, no? Di abolire la finanza. Questa finanza e questa banca che è al governo occidentale in questo momento non è proprio l'ultima metamorfosi di questa strategia globale, che non è frutto di elezione democratica. In Sì, questo ho momento seguito fino l'Italia è in una sospensione, no? sì, Ufficialmente un governo tecnico, che cos'è? ho seguito Sì. fino adesso il dibattito su Liberi TV. E, beh, guarda, che questo sia un governo, diciamo, che si muove in questo contesto non ci sono dubbi. D'altra parte, insomma, non ci dimentichiamo che il mantra che ci viene propinato ogni giorno quando ci sentiamo dire che ce lo chiede l'Europa, ce lo chiederò, non dimentichiamo che l'Europa è governata dalla destra, è governata da un sistema, diciamo, che è espressione di questo mondo. Però io vorrei passare un po' oltre agli aspetti del governo Sì. formale, perché il contesto a mio avviso è un po' più complesso, nel senso che fino agli anni 90, appunto fino alla caduta del muro di Berlino, noi abbiamo avuto un capitalismo che si muoveva ovviamente con dei margini di manovra anche ampi, voglio dire, però in massima parte si muoveva all'interno dell'Occidente. Le risorse finanziarie venivano, diciamo, giocate all'interno di quelle che era, diciamo, di quello che era l'alveo naturale del capitalismo, quindi l'Occidente, cioè l'Europa e gli Stati Uniti. Questo che cosa significa? Significa che le risorse finanziarie, che come sapete bene, insomma, sappiamo bene, producono ricchezza, ma producono anche imposizione fiscale. E consentivano con, diciamo, più o meno successo di mantenere, soprattutto in Europa, in America un po' meno ovviamente, quello che noi abbiamo sempre considerato il nostro fiore all'occhiello, cioè il nostro stato sociale, uno stato sociale che viene dalla coniugazione di due elementi fondamentali, se vuoi anche due tradizioni storiche, le rivoluzioni liberali e le rivoluzioni socialiste, coniugando il pensiero liberale con il sistema, diciamo, socialdemocratico, noi abbiamo avuto per molti anni uno stato sociale in grado, diciamo, di reggere diciamo, le esigenze della società occidentale.
Non dimentichiamo che non può esistere libertà, quindi non può esistere, diciamo, un pensiero liberale se non è supportato da politiche di sostegno economico di tipo socialista. Cioè un principio di libertà soltanto enunciato, se poi non viene sorretto da delle politiche di stato sociale che lo faccia diventare concretezza nella realtà è soltanto, diciamo, un pensiero vuoto. Con la caduta del muro di Berlino, quindi, diciamo, con l'ampliamento, diciamo, questo è un atto, è una data simbolica, voglio dire, no? Ma con l'ampliamento dei mercati, queste risorse finanziarie si sono sempre più spostate verso i paesi, prima dell'Est, poi prima degli ex paesi dell'ex Unione dell'ex Unione Sovietica e poi sempre di più nei paesi in via di sviluppo, l'India, la Cina e altri paesi. E lo svuotamento di risorse finanziarie da parte dell'Occidente, tuttora in atto, sta portando, ha già portato e continuerà ancora, a mio avviso, per altri, almeno per altri 10 anni, a un abbassamento del tenore di vita degli occidentali. Quando appunto ci dicono dobbiamo fare sacrifici, in effetti il retropensiero è dobbiamo abbassare il nostro livello di vita, dobbiamo abituarci ad avere un tenore di vita che non può essere più ai livelli che abbiamo conosciuto fino agli anni Ottanta. Questa, a mio avviso, è una mistificazione del capitalismo. È una mistificazione del capitalismo perché investimenti di diversa natura, per esempio uno sviluppo basato su produzioni che non siano invasive per l'ambiente, ma che tengono anche al centro, diciamo, della produzione l'uomo e quindi non il mercato, il primato non del mercato, ma dell'uomo, potrebbero invece dar vita a un modello sia di sviluppo, sia politico, sia sociale efficiente è sicuramente auspicabile. E tornerei alla questione della paura per un attimo. E cito un tuo passaggio. Dici che la paura, che le paure, per funzionare, devono essere coltivate, alimentate giorno per giorno. Ed ecco la ripetuta sequenza di notizie sulla microcriminalità, sulla violenza degli extracomunitari o dei Rom, sugli attacchi terroristici effettuati o presunti possibili, addirittura imminenti, no? Dici tutto ciò serve a mantenere una situazione di immobilismo sociale e politico, mentre l'economia sistema i suoi progetti per il futuro. Sì, ti chiedo di dire qualcosa attorno a questa lettura dei media. È una sensazione che ho anch'io, diciamo, insomma. A me ricorda, come piccolo esempio, ma pregnante, a Parigi si dovrebbe dire che quasi quotidianamente c'è un suicidio nei metrò. Qualche volta hanno provato a parlarne, a dirimere la questione, a vedere quel che si poteva fare. In realtà non ne viene data la notizia, c'è questa costanza di non so che cifra di suicidi. Ma quelle volte che ne hanno parlato, i suicidi sono andati avanti a grappolo proprio. E mi chiedo appunto, no? Questa informazione che abbiamo dei media, questo allarme, cioè, quotidiano, è proprio il modo per disinformare, non è questa l'informazione. Ho la sensazione che. Sì? Guarda Giancarlo, ci sono due livelli di lettura di questo fenomeno. Quella che Non viene. nego i fatti, non nego i fatti, non nego i suicidi del metrò, ma No, la gestione di queste cose. non mi riferisco ai suicidi, mi riferisco proprio alla paura che viene indotta. Ci sono due livelli, secondo me, di lettura. Quella che viene definita la paura percepita e quella che è invece la paura reale. Allora, la paura percepita, ti faccio soltanto un esempio. Qualche anno fa
c'è stata una diffusione, un bombardamento mediatico sulla presenza di Rom che rubavano nelle case, che aggredivano le persone quotidianamente. Addirittura Reggio Calabria, ricordo che si era diffusa una specie di alfabeto cifrato che veniva usato dai Rom per segnare le case dove poi andare a rubare. E questo ha scatenato sostanzialmente, diciamo, la paura. Eravamo a ridosso delle elezioni. Subito dopo le elezioni sono scomparsi i Rom, sono scomparsi anche i Esatto. furti nelle case. Però un altro esempio che voglio farti, che è molto più concreto e anche molto più drammatico, te lo posso portare anche dall'esperienza di questi giorni qui a Reggio Calabria. Stasera si è conclusa da poco una manifestazione di solidarietà, nei confronti di un ragazzo gay che è stato, prima pestato e poi, offeso, praticamente umiliato all'interno dell'ospedale dove è stato Sì, ho letto, ricoverato. sì. Stasera, insomma, ci siamo mobilitati per portare la solidarietà a questo ragazzo. Però questa aggressione non è il frutto di una bravata di pochi scellerati, è il frutto di una cultura che, soprattutto nel nostro paese, è radicata in una sessuofobia e in una omofobia che viene continuamente veicolata dai mass media e non soltanto dai mass media, anche e soprattutto dalla Chiesa Cattolica. A fronte di questo, però, Giancarlo, c'è una cultura che ormai, una paura che ormai invece è reale. Perché nel momento in cui viviamo una crisi mordente, nel momento in cui ci sono i livelli di povertà che sono veramente ormai inaccettabili, tutto ciò che può provocare un cambiamento della propria condizione sociale mette in crisi anche dal punto di vista psicologico la gente. Tu sei un maestro in questo, puoi spiegarlo meglio di me. Abbiamo un aumento esponenziale dei casi di depressione, di crisi di panico, addirittura di situazioni, diciamo, di Di grande ragazzini che vanno disagio. in psicanalisi, no? Perché poi dentro le famiglie si vive anche questo stato d'animo, anche i ragazzi, quindi anche i ragazzini, anche gli adolescenti vivono questo stato d'animo, questa tensione, questa paura di vivere. Però oggi non è più una paura mediatica, oggi è diventata una realtà. Se tu pensi che ci sono molti milioni di persone che veramente non riescono ad arrivare alla fine del mese. Non riescono ad arrivare alla fine del mese, Giancarlo, significa che non riescono a comprare da mangiare, che vengono sfrattati perché non hanno i soldi per pagare l'affitto. Questo ormai non parliamo più di casi, diciamo, da Isolati. statistica, parliamo veramente di molte, molte, molte famiglie, molte, molte persone. Ecco, questa non è più la paura percepita, questa è la paura reale. A questo stato di cose, però siamo arrivati con quello che dicevamo prima, con un sistema economico che è stato, diciamo, basato sul capitalismo feroce, su un capitalismo aggressivo e su un capitalismo che alla fine ha dirottato, diciamo, la sua vocazione storica dalla produzione alla speculazione finanziaria e che oggi, insomma, ci sta svuotando. Non soltanto dei nostri beni materiali, ma anche dei nostri diritti al futuro, del nostro diritto a sperare in un futuro. Sì, una domanda
sarebbe proprio quella che tu fai nel libro anche, e che mi chiedo, no, noi qui abbiamo fatto una, stiamo facendo, abbiamo appena debuttato una televisione, una piccola web TV aperta, no, ai contributi critici. Solitamente sono questi contributi critici che non hanno posto su altri media. E la domanda che hai fatto tu è: qual è oggi il ruolo sociale dell'intellettuale? Cioè, la mia domanda è: ma proprio cos'è? Siamo quasi in una riserva indiana, siamo quasi in un'operazione di retroguardia, cioè manteniamo questo lumicino di analisi senza pietà e senza orpelli su quello che sta accadendo, e poi ci troviamo che i paperoni della cultura dicono delle dicono delle minchiate proprio incredibili una dietro l'altra, e non c'è analisi, c'è solo una partecipazione spettacolare a questo andazzo che si presume che dia di benefici. Andrebbe anche dibattuto, e non è questo il tema della serata, se il godimento è quasi analitica la domanda, se il godimento presunto di tanta criminalità e guerra e massacri sia poi lo stesso che invece avviene per il lavoro difficile, millimetro per millimetro, passo per passo. Il godimento di colui che ha guadagnato 1.000 euro e di quello che ha rubato 1.000 euro, per questa società sembra la stessa cosa, invece hanno un abisso uno dall'altro. E prima c'era un intervento in chat che per ragioni tecniche non sto seguendo, ed era che tutti vorrebbero essere di paperoni come Berlusconi. Ecco, io non vorrei essere un paperon di paperoni come Berlusconi, perché non è lo stesso godimento. Uno degli esempi che faccio è questo, no? Qual è il contrappasso di questi massacri, di queste guerre, di questa vita spesa al capitale, che non è capitale intellettuale, che è sull'accumulo, che poi per l'analisi, per Freud, risulta sterco? Qual è? È enorme, non ne parliamo mai, no? Qual è il contributo alla sessualità dell'ex presidente del Consiglio? Un puttanaio, non è possibile. Non si dice chiaro, no? Allora, qual è, che cosa capita a colui che accumula tutti i mezzi di comunicazione di massa? E facciamo pure un altro esempio, quello di Murdoch. È l'impossibilità di scrivere un rigo che resti. Noi con piccole riviste, piccoli siti, con una piccola televisione, e stiamo dando questo contributo a che qualcosa che di queste analisi restano, e ti ringrazio molto per questo. Ti giro questa domanda, cioè, sì, che altro, guarda, io può ti ringrazio, che altro può fare l'intellettuale? Ti ringrazio, sì, intanto per l'ospitalità, e ringrazio Liberi TV per l'ospitalità. Guarda, io ho una visione un po' più, come dire, da osservatore. Tu sai, insomma, il mio mestiere è quello del sociologo, quindi non né dell'analista né del filosofo. Io ho l'impressione che dobbiamo guardare un po' la realtà un po' più a livello capillare. L'Italia è un paese anomalo, Giancarlo. Noi questo, diciamo, ce lo ripetiamo spesso, ma forse non sempre abbiamo la consapevolezza piena del significato di questo termine. È un paese anomalo per due motivi. Primo, perché è un paese che, avendo avuto negli anni passati una vocazione
politica ed economica orientata verso il Mediterraneo, verso i paesi del sud del Mediterraneo, praticamente con la guerra e con il terrorismo e con la partecipazione dell'Italia a questi eventi, praticamente ci siamo tagliati le gambe dal punto di vista dello sviluppo. E mentre a livello, diciamo, internazionale si operava per realizzare questo e quindi per svuotare l'Europa del proprio potenziale politico, in Italia ci si è distratti con le vicende drammatiche, grottesche, diciamo, di Berlusconi. E nessuna indignazione è mai venuta. Io lo dico nel testo. Io sono un uomo, mi considero un uomo di sinistra e inizialmente pensavo di rivolgere questa riflessione sociologica a quello che è il mio bacino culturale di riferimento, ma poi ci ho ripensato, lo dico nel libro. Noi siamo una minoranza culturale. Prima che politica siamo una minoranza culturale nel nostro paese. Nel nostro paese abbiamo l'anomalia della presenza capillare e soffocante del Vaticano, una potenza straniera che non ha basi democratiche, perché il Vaticano è una monarchia assoluta, però di fatto governa il nostro paese nelle vicende anche locali, nelle amministrazioni locali soprattutto. E in un momento di crisi, Giancarlo, in un momento di crisi economica prolungata così come quella che stiamo vivendo noi da molti anni, quasi da 2 decenni, le uniche risorse disponibili per, diciamo, fronteggiare i bisogni della gente sono quelle destinate alle politiche sociali. Ora, tu sai benissimo che nel nostro paese le politiche sociali sono delegate alla gestione della Chiesa Cattolica, dal piccolo comune alle risorse dell'8 per mille a livello nazionale. Questo diventa anche consenso. Allora, io mi chiedo se questo mondo cattolico che si dice sia. E si dice, e lo è poi, insomma, nei numeri, diciamo, che verifichiamo in Italia, la stragrande maggioranza ha sostenuto fino ad oggi un governo come quello di Berlusconi. Cioè, Berlusconi è stato votato democraticamente, non è andato al potere con le armi, Chiaro. no? Allora, la sinistra non è in grado di contrastare questo modello culturale. Non è in grado perché si è appiattita sulle posizioni della Chiesa Cattolica, non riesce più ad avere una propria identità che, ripeto ancora una volta, Sì, siamo in chiusura, faccio sì. fatica a immaginare una sinistra che non sia allo stesso tempo liberale e socialista. Però di liberale e socialista in Italia non è rimasto più nulla. Noi abbiamo due culture che a volte si alleano, che è quella, come dicevo prima, di un mondo cattolico che si ispira, diciamo, a posizioni più o meno conservatrici, ma comunque voglio dire di area conservatrice, e una sinistra che comunque è in buona parte vicina a questo mondo. Per cui alla fine deve fare i conti, e quello che, insomma, in passato abbiamo conosciuto come compromesso storico. Il compromesso storico ha ormai conquistato il cuore della società italiana. Lo ha conquistato sia dal punto di vista politico che dal punto di vista culturale, facendo scomparire di fatto il pensiero laico e il pensiero socialista. Senza un recupero di queste due grandi, diciamo, scuole di pensiero,
non si può pensare a nessuna trasformazione della società in positivo. Avremo soltanto, continueremo ad avere soltanto delle posizioni di conservatorismo che possono avere, diciamo, delle piccole spinte progressiste per un periodo, poi si ritraggono, ma insomma i risultati li abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, sia dal punto di vista, come dicevo, della disgregazione, della frantumazione dei partiti politici, della caduta di credibilità dei partiti politici, ma anche dal punto di vista della legislazione. Noi sono anni ormai in Italia che non abbiamo una legislazione di tipo liberale, abbiamo una legislazione che può essere definita a volte populista, ma il più delle volte conservatrice. Quindi il contrasto verso questo tipo di cultura e questo tipo di politica può metterlo in atto soltanto una concezione ed un'azione nella società che si ispiri ai valori del pensiero liberale, liberale, non liberista, il pensiero liberale ed è coniugata con il pensiero socialista, cosa che in atto non abbiamo, noi siamo una minoranza culturale e politica. Bene, Pino, ti ringrazio molto per l'occasione e ci saranno altre occasioni per intervenire attorno a questo, attorno proprio all'ultima parte, allo specifico, diciamo, della trasformazione in Italia. Dico ancora il libro di Pino Rota è Potere, governare con la paura ed è edito da Città del Sole, edizioni di Reggio Calabria. Grazie, a presto. Grazie Giancarlo, grazie del Libero di TV. Arrivederci. Grazie a te.